Se sei pronto a metterti contro Lu, sali. Ho informazioni su di lui. Puoi sentire Marcano fare il culo a zio Lu? Lu Marcano pagava un giudice distrettuale, tale Cornelius Holden, è corretto? Sal Marcano spese un sacco di soldi per mettersi in tasca Holden, davvero tanti. Sa, i giudici non costano poco. Con Holden fuori dai giochi, Sal dovette trovare qualcun altro per legittimare il gioco d'azzardo. E quella persona era il senatore Walter Jacobs? Proprio così. Avevi un solo incarico, Lu, ed era di mantenere Holden in vita fin dopo quella sentenza. Cosa avrei dovuto fare? Non voleva ascoltare, Sal, non è colpa mia. Ah, non è mai colpa tua, cazzo. Giuro che se non fossi mio fratello ti ammazzerei io con le mie mani. Senti qua, conosco un tizio, un senatore di nome Jacobs, è nel comitato affari fiscali ed erario. Sai, è molto influente. Come ci arriviamo? Ci ho già pensato. Ha un debole. Si fotte le donne che non sono sua moglie. Non voglio strizzargli le palle fin da subito, capito? Dobbiamo muoverci con furbizia. Sì, è chiaro. Che ne dici se gli organizziamo una raccolta fondi giù al fiume? Lo facciamo divertire sul serio, scopare, belle donne. Sono al limite con questo dannato casino, capisci? Se va tutto a puttane siamo fottuti, tutti quanti. Sceglierò io stesso gli ospiti, assicurandomi che sappiano cosa fare. Si farà una bella crociera verso il Bayou, bevendo solo roba buona. Quando vedrà la ricompensa, Jacobs farà tutto quello che vogliamo. Lu Marcano conosceva tutti. Politici, commercianti, avvocati, banchieri. Insisteva a farsi chiamare zio Lu ed era il babbo natale del French Ward. Sia il signor Marcano sia il signor Jacobs furono uccisi durante una raccolta fondi su una barca. Vedete, il Bayou è un posto molto grande. Uno potrebbe far esplodere qualsiasi cosa senza che se ne accorga qualcuno. Sono pronto. Dove ero rimasto? Sono pronto, quando vuoi. Immagino che avrei già fatto una mappa di dove andrà la barca, no? Lui è un precisino su certe cose. Fa sempre lo stesso percorso nei suoi giri per il Bayou. Non vuole che succeda niente di male alla sua amata Delphine. Sarà l'ultimo dei suoi problemi. La ricognizione? Passeranno di fianco a un vecchio dumper per il carbone. Ho già piazzato gli esplosivi. Dovrai solo collegare la miccia e far saltare tutto. Il detonatore è ai tuoi piedi. Tutto a posto. Dividi e uccidi. La specialità di Lincoln Clay. Cosa c'è? Ancora quella storia della barca? Forse o forse no. Non ti preoccupare. Sei stato su un sacco di pattugliatori, no? 52, ma non è questo il punto. Tu non hai idea di com'è salire su una barca quando sai che affonderà, cazzo. È una rottura di coglioni. Senti, fai saltare il dumper. Boom! Quello colpisce la barca, sali a bordo e ammazzi lui e gli altri figli di puttana. Metà per uno e nemmeno ti bagni. Metà per uno? Per uno? Quasi, 40-60. Merda, ma sei... Al massimo 37! Thank you.
lodato Gesù. Per il sangue dell'agnello io so che la mia anima verrà salvata. Chi crede in lui non perirà e avrà la vita eterna. Sì, cazzo! Questo è lo Spirito Santo al lavoro! Vada di sopra. Voi disperdetevi. Occhio al resto del battello. Di sicuro non si è trattato di un incidente. Ancora può resistere la barca. È già
Culo! Arroganti! Abbattere questo bersaglio nel bayou. Basta così. Arriviamo. Tu pazzo maniaco, fai andare via la gente! Trovate quello stronzo e scenderemo tutti! Avanti! Non mi farò rovinare la riga di voi. Alle spalle, stronzo! Merda. Dall'altra parte, forza. Quel bastardo non può essere lontano. Hai visto quello stronzo? Eliminate quel figlio di puttana!